Eccoci qua, cari amici, appassionati di mezzi storici. Guardate un po' tra tutte queste belle cabine che sono state preservate per qualcuno, se possono servire per un eventuale restauro, e vi faccio vedere in questo bellissimo garage ricco di tanta storia cosa possiamo trovare. Ecco, passiamo da un demolitore che non è il classico demolitore che taglia, quello che è veramente interessante lo ha sempre messo da parte, ecco, lo ha preservato per la storia. Guardate qua, intanto abbiamo questa bellissima Fiat Topolino 500C, furgone, molto molto bella, interessante, poi con questo allestimento che non è proprio così facile trovarle, un'auto che è stata, diciamo, costruita tra il 49 e il 55, e è qua in queste, già in queste condizioni, e speriamo che magari qualcuno un indomani abbia la volontà di riprenderla. Ecco qua, perché è comunque un interessante furgoncino, ecco, eh. Guardate un po', ragazzi, appassionati di auto storiche, appassionati di veicoli utilizzati anche come lavoro. Eccola qua, questa bellissima Fiat Topolino C, che la dedichiamo qua al nostro amico Max. Dopo non si apre la porta, ve la faccio vedere così. Chiaramente qua è tutta da riprendere. Eccola qua, comunque ha il suo fascino lo stesso. Ecco, dovrebbe avere sui 500, 560 qualcosa di cilindrata. Guardate un po', deposito Roma apparteneva. Ecco qua, aveva a che fare, non so, con qualcosa come il lavaggio. C'è scritto il classico extra da bucato. Boh, comunque eccola qua, bellissima, bellissima tipologia di furgone. Speriamo che qualcuno un indomani si decida così a fare traccia di restauro. Intanto guardiamo qua, vecchi baffoni, però molto bella questa acqua. Guardate qua, c'è olio, mancini, una cosa del genere. Ecco qua, insomma, io ve l'ho fatta vedere, ecco, quello che si può. Molto molto interessante, portata a casa, messa in saccoccia. L'avevo forse vista perché ero già stato in questo capannone, però insomma c'è talmente tanto materiale che non mi ricordo se al tempo l'avevo diciamo filmata. Eccola qua, comunque lei portata in saccoccia anche questa. Ecco qua, ragazzi, vi volevo fare vedere così traccia di divano motore. Qua vedo che c'è ben poco e niente, insomma, dai, speriamo che appunto qualcuno la porti a casa un giorno e la sistemi. Mi sembra, Max mi ha detto 569 per la precisione di cilindrata. Eccola qua, ve l'ho fatta vedere, spettacolo qua, eh. Guardate un po', ragazzi, appassionati di mezzi storici. Siamo qua in un contesto molto molto bello, ricco di storia. Qua mi sembra che, a vedere, sembra traccia di Musone, qua di, non lo so se è un Fiat 634, comunque. Eccolo qua, io ve lo faccio vedere. Spettacolo. Tutto molto bello qua, eh. Ero stato la prima volta qua con l'amico Matteo Giuzzo, che saluto. Andiamo avanti con i report, amici.